Ciao a tutti, oggi prepareremo la quiche di piselle e pancetta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono una dose di pasta brisée, pancetta a dadini, formaggio spalmabile, uova, sale, pepe, noce moscata, piselli sbollentati 10 minuti in acqua bollente, scamorza affumicata tagliata a dadini, parmigiano, pepato, basilico e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pepato, il prezzemolo e il basilico, chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Un po' sul fondo del boccale. Aggiungiamo le uova, il formaggio spalmabile, il pepe, il sale, la noce moscata. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 6. Composto è pronto. Recuperiamo dal coperchio del boccale, andiamo un po' sul fondo. Lasciamo momentaneamente il composto all'interno del boccale e iniziamo a comporre la quiche. Versiamo i pisellini, li allarghiamo. Mettiamo la pancetta, mettiamo la scamorza affumicata e completiamo versando il composto. Livelliamo il composto. Adesso andremo a richiudere i bordi. Adesso andiamo a cuocere a forno preriscaldato a 200 gradi per 30-35 minuti. La quiche è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Quiche di piselli e pancetta. Grazie e alla prossima ricetta.